Madre di 9 figli, dopo aver dato vita a queste creature, decide di trascorrere la propria vita a favore del prossimo. Si chiamava Cosima di nome, no? E poi mamma, aveva 9 figli, di conseguenza mamma Coi. Un personaggio a cui i guagnanesi sono molto affezionati. Credo che ancora oggi ci siano poi molti parenti anche in vita. Più o meno sono nato qualche anno prima che lei morisse, però ne sentivo parlare anche da bambino dei fatti legati alla mamma Coi, alle stranezze, alle cose che si raccontavano, eccetera, eccetera. Al di là dell'impegno sociale cui lei praticamente si dedicava. Gira ad una le case del suo paese e dei paesi limitrofi per cercare la carità. Vuole realizzare un suo sogno, quello di costruire un orfanotrofio destinato ad accogliere tutte le persone bisognose. E poi c'erano queste dicerie che la vedevano in due posti contemporaneamente. È un personaggio la cui vita è piena di misteri. Possiede il dono dell'ubiquità. Quello che magari più mi costa da vicino è il fatto che lì c'è un'opera importante, l'orfanotrofio, che si deve in gran parte a lei e anche a Don Giovanni Buccolieri. È una figura storica anche lui di Guagnano. È una bella struttura importante, con una bella chiesa anche, con un prospetto tutto in Carparo sulla statale Sette Terre, nella quale struttura sono cresciute centinaia di bambini orfani. Era gestito dalle suore antoniane. Per diversi anni, diciamo, la struttura è stata dismessa, le suore antoniane sono andate anche via da Guagnano e, diciamo, da 4-5 anni le suore antoniane sono ritornate qui a Guagnano, hanno ristrutturato l'edificio. Adesso ancora non è che funziona al 100% perché ci sono ancora importanti lavori da fare, però adesso loro lo vogliono destinare a una casa di riposo per anziani. Sono tante le persone che riescono a guarire miracolosamente solo per un suo intervento. Forse un pochino di più si doveva indagare su questa figura per capire meglio, diciamo così, tutti questi, al di là dei meriti storici, diciamo, ineccepibili, però tutti gli altri aspetti magari dovevano essere meglio indagati, si dovevano conoscere meglio. Può essere questa l'occasione per sollecitare l'attenzione di qualcuno? A chi dovrebbe arrivare questo messaggio, secondo lei? I parenti, l'associazione Mamma Coi e alla struttura diciamo locale della chiesa. Come mai il comune non è stato diciamo in qualche modo investito di questo compito, che sì è un compito che si lega alla chiesa, ma che è un compito istituzionale, cioè quello di indagare, di andare a cercare all'interno di libri? Certamente, guardi, ci sono, lei capisce che la vita amministrativa è fatta di tante cose, di tanti aspetti che è impossibile riuscire a seguire tutti. Andare oltre non credo che possa essere, diciamo così, un aspetto, magari il futuro potrebbe anche, si potrebbe anche pensare a fare qualche cosa, però ritengo che l'associazione, che noi potremmo comunque sempre aiutare, collaborare, coadiuvare, potrebbe sicuramente, certamente, operare meglio in questo senso, nel senso che dice lei. Benissimo, grazie Sindaco, è stato un piacere per noi incontrarla e ovviamente facciamo tanti auguri in bocca al lupo, non solo per il suo mandato ma soprattutto per i cittadini di Guagnano. Grazie.